Sì, questo è vero. Forse gli ultimi 10 minuti, come si dice, abbiamo un po' staccato la spina e questo non deve succedere. Però venivamo da una partita dura e difficile sabato con l'Ascoli e avevamo speso tanto, quindi ci stava a rifiatare, però non in questo modo. Quindi questa è l'unica pecca di questa serata, penso straordinaria, perché abbiamo fatto veramente un risultato importante e sabato ci aspetta un'altra partita difficile. Credo che una squadra non fa così tanti risultati positivi con 11 giocatori e basta. Quindi noi abbiamo un gruppo fantastico che chiunque scende in campo. Nella nostra squadra non ci sono titolari o non titolari. Tutta la settimana il mister mischia le carte e tiene tutti sulla corda, perché è giusto così e è giusto che tutti si conquistano il posto. Quindi questo è. Penso, come ho detto dopo Ascoli, questo ci può far raggiungere obiettivi importanti, perché solo un gruppo così unito e così affiatato può raggiungere, cioè può fare quello che stiamo facendo noi. No, sicuramente noi dobbiamo pensare partita per partita come è sempre stato fino adesso. Per noi non è una finale, per noi è una partita come le altre, perché l'affrontiamo sempre così. Il campionato dice che sabato abbiamo il Cesena, ci giochiamo le nostre carte in casa, siamo felici per questa vittoria. Come diceva Mirko, comunque venivamo da una partita tirata con l'Ascoli, quindi questi 10 minuti finali ci potevano stare. Quindi sicuramente dobbiamo migliorare, però avevamo speso comunque tanto anche nell'arco della partita, quindi quei 10 minuti finali ci può stare che l'Avellino magari provasse a fare il tutto per tutto. Quindi la squadra ha risposto benissimo. Mi piaceva calciare in porta, fare gol, quindi diciamo questo vizio l'ho sempre avuto. L'anno scorso pure ho fatto 6 gol, sono contento che quest'anno ho superato il record di 6 gol e quindi sono contento, però sono contento per la squadra, perché su un campo difficile come Avellino non era facile, abbiamo fatto veramente una grande prestazione.